nuovo consiglio per la nuova provincia. È cominciato ufficialmente questa mattina il nuovo corso dell'ente riformato dalla legge Delrio. Ospedale San Luca, parcheggio gratuito quasi pronto. Entro la fine di novembre sarà attivata l'area di sosta adiacente la rotatoria di ingresso del nosocomio. Una raccolta firme per il congresso straordinario. Al via l'iniziativa di un fronte della CGIL che contesta gli attuali vertici del sindacato. Lo sport, il calcio, Senigallia castiga una lucchese impalpabile, rossoneri battuti 1-0 al Melani dalla Pistoiese. Di Masi para un rigore che però non evita la seconda sconfitta consecutiva alla squadra di Baldini. Basket, Gesam Lemura Parma, vernissaggio e palatagliate. Dopo il brillante esordio all'opening day di Napoli, la squadra di Coccio Diamanti gioca domani la prima gara interna della stagione. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi, che dunque apriamo parlando della provincia di Lucca, l'ente riformato dopo la legge Delrio. Questa mattina c'è stata la prima assemblea, il primo consiglio provinciale con Luca Menesini, sindaco di Capannori, a guidare proprio la provincia. Vediamo. Una sfida nel merito e nel metodo. Così Luca Menesini, presidente dell'amministrazione provinciale di Lucca, ha definito nel suo intervento di insediamento a Palazzo Ducale il nuovo corso della provincia, cominciato oggi con il primo consiglio provinciale post riforma Delrio. Al fianco di Menesini il prefetto Giovanna Cagliostro, che ha augurato buon lavoro al nuovo organismo, e il vicepresidente Umberto Buratti. Tutti presenti consiglieri eletti, eccezione fatta per il sindaco di Altopascio, Maurizio Marchetti, sempre ricoverato all'ospedale Careggi dopo un delicato intervento al cuore, al quale è andato un affettuoso applauso da parte di tutta l'assemblea. Nel suo discorso di insediamento, Menesini ha ribadito le priorità dell'amministrazione. Le priorità sono sicuramente quella della viabilità, quella, come ho detto, di far partire i lavori nelle scuole, quindi mettere a frutto l'eredità che abbiamo ricevuto dalla precedente amministrazione, cioè i finanziamenti per la riqualificazione di diverse scuole secondarie, ma anche quella di elaborare un progetto per quanto riguarda appunto Lucca, la provincia di Lucca, sul territorio regionale. Il Consiglio è stato preceduto dalla prima seduta dell'Assemblea dei Sindaci, un organo della provincia introdotto dalla legge Delrio con poteri propositivi, consultivi e di controllo. Rimaniamo alla politica. Stefano Baccelli non si candiderà sindaco alle elezioni comunali di Lucca del 2017. Lo ha detto lo stesso consigliere regionale nel corso dello speciale TG Noi di ieri sera. Baccelli non ha escluso un suo impegno politico nella campagna elettorale, ma ha detto di non avere intenzione di correre per la carica di sindaco. In studio, insieme all'ex presidente della provincia, c'erano Elisa Montemagni, della Lega Nord, e Gabriele Bianchi, del Movimento 5 Stelle. Tanti gli argomenti affrontati nel corso della trasmissione, tra questi i compensi dei consiglieri, le difficoltà di bilancio della regione e il progetto degli assi viari. A Camaiore il comune ha emesso una ordinanza di non potabilità temporanea in seguito alla comunicazione dell'ASL 12 dell'esito non conforme dei controlli per contaminazione microbiologica. Gli abitanti delle frazioni di Nocchi, Marignana e Pieve non potranno utilizzare l'acqua a scopo potabile, salvo previa bollitura. Le zone interessate sono Nocchi, tutta la frazione, Marignana, tutta la frazione, Pieve di Camaiore, tutta la frazione, comprese le località di Summonti, Prato di Sopra e di Sotto, Agliano, Peralla, Buchignano e Salapreti. Come avete visto anche nelle immagini, Gaia ha predisposto il posizionamento delle cisterne che forniscono l'acqua in tutte e tre le località. E rimanendo in argomento, il comune di Barga ha ordinato il divieto di utilizzo a scopo irriguo delle acque del torrente Loppora a Fornaci a causa di uno sversamento di idrocarburi. Il divieto comprende in particolare il tratto compreso tra il cimitero di Loppia e lo sbocco nel fiume Serchio, comune che ha anche invitato a limitare la permanenza all'aria aperta di bambini e anziani per evitare le esalazioni, appunto.
A Lucca è quasi pronto il nuovo parcheggio gratuito, un'opera molto attesa anche se non sarà molto capiente, si parla di 60 posti. Dettagli da Egidio Conca. Sarà pronto entro la fine di novembre il parcheggio gratuito adiacente alla rotatoria all'ingresso dell'ospedale San Luca. Lo si apprende da fonti del comune. Il parcheggio conterà 62 posti auto più 2 posti per disabili e sarà il più vicino all'ospedale tra i 3 punti sosta a cura della ditta del Debbio. Alla fine di settembre era già stato inaugurato il primo di questi parcheggi, quello al cimitero di San Filippo. 70 posti auto che però distano quasi mezzo chilometro dall'ospedale. Il terzo parcheggio, di soli 12 posti, sarà invece localizzato dietro via Bongi, all'altezza della nuova rotatoria, e sarà pronto entro dicembre. Intanto proseguono i lavori per la realizzazione della nuova viabilità destinata a collegare l'ospedale con la via Romana. Entro fine ottobre termineranno i saggi archeologici, poi il cantiere sarà consegnato definitivamente alla Del Debbio. I termini contrattuali prevedono la fine dei lavori entro il luglio del 2016, ma il comune spera che la strada possa essere terminata a primavera. Per rendere adeguata la viabilità, il comune allargherà la carreggiata di Via dei Pini attraverso l'abbattimento del muretto di recinzione di una villa. La cronaca tragedia ieri pomeriggio a San Pellegrino in Alpe, dove un uomo di 64 anni, Severino Cassettari, si è tolto la vita nei boschi vicino alla sua abitazione. Nel marzo del 2001 Cassettari aveva ucciso la moglie Benedicta Rodriguez, 56 anni, strangolandola nel sonno. Da tempo l'uomo viveva in solitudine nella sua casa. Sul fatto indagano i carabinieri. E a proposito di carabinieri, il maggiore Dario Anfuso, già comandante della compagnia di Castelnuovo Garfagnana dal 1999 al 2006, si è insediato ufficialmente alla guida del reparto operativo. È stato il comandante provinciale Marco Rosi a presentarlo questa mattina alla stampa. Anfuso prende il posto di Sergio Zaccariello. 48 anni, legatissimo alla Valle del Serchio e alla provincia di Lucca, il maggiore Anfuso è reduce da 2 anni trascorsi a Firenze come aiutante maggiore al reggimento della scuola Marescialli. Ad Anfuso l'augurio di buon lavoro da parte della redazione del TG Noi. E per la cronaca, i carabinieri a Pietrasanta hanno arrestato in flagranza un giovane marocchino di 24 anni sorpreso mentre spacciava droga nella zona del Pollino. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 22 grammi di cocaina e 2.300 euro in contanti. È stato condannato a 1 anno e 3 mesi di reclusione con pena sospesa. E sempre per la cronaca, la polizia stradale in Versilia ha denunciato un uomo di 48 anni di Pietrasanta perché è trovato alla guida pur avendo la patente revocata. L'automobilista è stato fermato durante un controllo al quale tra l'altro ha tentato di sfuggire. E adesso parliamo della crisi interna alla CGIL. Un fronte, quello versiliese, darà il via a una iniziativa per chiedere un congresso straordinario. Parte lunedì la raccolta firme tra gli oltre 37.000 iscritti della CGIL della provincia di Lucca per chiedere un congresso straordinario del sindacato. L'iniziativa è stata presentata da un gruppo trasversale di funzionari e segretari di categoria provinciali provenienti da diverse aree programmatiche, riuniti alla Camera del Lavoro di Viareggio, dove martedì è stato contestato il segretario confederale Franco Chiriaco. Il congresso punta proprio a rinnovare i vertici del sindacato. L'accusa ai leader attuali è di assenza sul territorio, specie in Lucchesia, e di scarso dialogo sul futuro della CGIL in vista dell'unificazione prossima con Massa Carrara, fattori che hanno generato un forte malessere tra la base dei delegati e degli iscritti. Riteniamo che sia opportuno dare una raccolta di firme per lanciare un congresso straordinario nella nostra provincia che in qualche modo ridia la parola agli iscritti e alle iscritte per verificare il processo di fattibilità di unificazione dei territori di Lucca e Massa e qualora fosse si possa ragionare dalla base di un progetto che in qualche modo parta dal rilancio, dalla vera valorizzazione delle zone, vale a dire la Versilia, vale a dire la Garfagnana, nonché della Piana Lucchese, che in qualche modo dovrebbero acquisire un'autonomia maggiore proprio in funzione di un accentramento dei poteri e per quanto riguarda gli organi esecutivi.
Per arrivare al congresso occorrono almeno 3.700 firme, ovvero il 10% degli iscritti in provincia, oppure la maggioranza del direttivo. A Viareggio il Comune, insieme alla Fondazione Carnevale, hanno ripristinato la targa che identifica la maschera del burlamacco, simbolo del Carnevale di Viareggio, posta sul Belvedere. Lo ricorderete, targa che era stata danneggiata alcuni mesi fa dai vandali. Come ogni sabato siamo arrivati al momento del messaggio dell'Arcivescovo di Lucca Italo Castellani, che questa settimana però lascia la parola a degli artisti, la band The Sun, che ieri sera si è esibita di fronte ai giovani della diocesi nell'auditorium di Sant'Anna. Un concerto diverso dal solito, arricchito dalla loro testimonianza di vita, e ci hanno mandato questo video. Fanno parte del complesso The Sun, significa il sole, e hanno appena fatto un concerto per i nostri giovani di Lucca e oltre. Vogliamo ascoltare la loro testimonianza? Ma come siete arrivati a dire? Tu che hai combinato, Francesco? È un bellissimo percorso, perché abbiamo cominciato a suonare insieme nel 1997 e fino al 2007 abbiamo fatto musica punk suonando molto all'estero, e però ad un certo punto di quell'esperienza, nonostante il successo, avevamo preso una direzione sbagliata che stava rovinando la nostra amicizia. In quel momento, grazie all'intervento di mia madre, ho ricevuto una proposta che mi ha portato poi in una parrocchia, in un ambiente che io non consideravo. Ho trovato risposte a grandi domande che avevo nel cuore. E da lì è cominciato un percorso che ha rinnovato la mia vita, la nostra amicizia, la nostra musica. Però mai avrei pensato che parecchi anni dopo questo cammino ci saremmo trovati a parlare a decine e decine di migliaia di giovani tutte le settimane, ogni mese, ed è meravigliosa questa strada che si è aperta di fronte a noi, grazie a Dio. Ma Francesco, ma com'è possibile parlare anche a te? Che ci avete raccontato prima che la vostra esperienza è stata, da adolescenti a qualche anno fa, è stata droga, alcol e sesso. Ma è possibile liberarsi da questo mondo così? Certo, basta mettersi in ascolto, offrirsi al Signore e Lui ci salva, per sua misericordia. Grazie, questa non è una ricetta, è la proposta che ci ha fatto Gesù, e loro l'hanno testimoniata ai nostri giovani. Grazie di cuore. Grazie a voi. Chiudiamo con un appuntamento in programma domani alle 17 nella sala conferenze dell'Archivio di Stato di Lucca. Verrà presentato il volume di Franca Maria Vanni intitolato Crear monete, coni e punzoni dell'Archivio di Stato di Lucca, dedicato all'attività della zecca lucchese nel 1600. Dopo la presentazione del volume, anche l'inaugurazione di una mostra proprio dedicata a questi pezzi storici. È tutto per la prima parte del TG, una breve pausa e poi la linea alla pagina sportiva.